Buonasera a tutti da Casandrino, Luigi Di Donato di Casandrino. Non mi faccio vedere spesso nei video, questa volta voglio farvi vedere, che giustamente se fai solo il banco, le riparazioni, questa volta mi faccio vedere pure io. Allora, io anticipo il prossimo filmato. Innanzitutto chiedo scusa a tutti gli iscritti, sono quasi 5.000 gli iscritti in questo momento, 2 milioni e mezzo di visualizzazioni. Vi voglio anticipare una cosa molto molto semplice, tengo molto a fare il prossimo filmato, anche se non ho molto tempo in questo periodo perché sono impegnato su eBay e su la vendita al banco qua, assistenza solo da solo, quindi non ho molto tempo, nemmeno, anzi chiedo scusa perché parecchi anche li scrivono ponendo varie domande su quasi televisore, a parte il fatto che non è che io so tutto, attenzione, ho molta esperienza, però non è che poi sono il padre eterno, quello che riesco a fare faccio, però lasciamo perdere questo. Allora, solo due componenti, un ponte di Gretz e una resistenza da 10 kΩ da 5 watt. Con queste solo due componenti, sono un paio di euro. Ponte di Gretz 5 watt, 10 kΩ, 10K. Con questi solo due componenti, noi riusciremo a testare tutte le strisce di LED possibili e immaginabili. Cioè, ci troviamo di fronte a alcune barre che magari funzionano a 30 volt, 25. Avevamo bisogno di un alimentatore che andava da 0 a 30, 33. Se la barra andava a 60, come succede in alcuni apparecchi tipo LG, che vanno a 60 volte, ci appendevamo perché che cacchio ci arriva. Se la tensione di soglia non raggiunge quella della barra, non si accende. Quindi, più di 30, c'era poi il problema come andare a procurare una tensione per poter testare quella barra. Lasciamo perdere questo. Comunque, questi sono due componenti. Poi, nel prossimo filmato, vi farò vedere che riusciremo a testare tutte le barre, a cominciare da una barra da, anzi addirittura un solo LED da 3 volt fino a 250 volt, anche più di 250 volt, magari tutto il pannello, solo con questi due componenti, cioè o un LED, o mezza striscia, o tutta la barra, o tutto il pannello, con solo due componenti riusciremo non solo a testare se il LED si accende, se va bene la retroilluminazione, quando addirittura mettendo dei puntali ai terminali del dispositivo, che poi vi farò vedere insomma come avrà fatto il circuito e come andiamo andando, ci dirà il tester a quante volte funziona il pannello, quindi il pannello, insomma la barra, i LED, quello che sia. Quindi sono due componenti, riusciremo a testare e in più ad avere informazioni sulla tensione di alimentazione di quel determinato settore di LED, mezza barra, una barra, tre barre in serie, qualsiasi cosa, vabbè, è più presto per filmare. Ciao 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 ciao.